Ehi, io sono Alberto e Mauno mi ha mandato questo microfono che mi ha piacevolmente sorpreso e che credo possa essere un ottimo acquisto per chi inizia a creare contenuti. Quindi oggi ve ne parlo un po'. Inizio col dirvi che non sono stato pagato per questo video. Il microfono in questione è l'HD300 ed è acquistabile sul sito ufficiale di Mauno a circa $70 o a quanto pare su Amazon a svariate rupie. Tendenzialmente quando mi viene presentato un microfono che costa relativamente poco ed è carico di pop filter, shock mount e altri 16 milioni di accessori, parto molto prevenuto. Ma per adesso non vi faccio altri spoiler, non vi dico altro, vi lascio all'unboxing e poi capirete di cosa sto parlando. Ok, questo è l'esterno della confezione, qua davanti troviamo riportato il modello HD300, mentre qua dietro troviamo riportata la risposta in frequenza, il diagramma polare e una breve introduzione a cosa c'è sul microfono, ma questo lo scopriremo fra pochissimo, perciò bando alle ciance, andiamo a aprire la confezione e scopriamo cosa c'è dentro. Piccolo manuale utente che contiene, vediamo un pochino, anche qui informazioni che abbiamo visto precedentemente, il contenuto della scatola che non ci spoileriamo, e varie informazioni a quanto vedo su come collegare il microfono, esatto, via XLR, via USB, come impiegarlo e come posizionarlo, va bene, insomma, come attaccare il pop filter, questo lo potremo scoprire anche da soli a breve. Proseguendo troviamo un cavo XLR tutto scuro, nero, mimetico, c'è scritto low noise, ma questo lo scopriremo. Proseguiamo e troviamo quello che sicuramente è una parte del supporto per appoggiare il microfono alla scrivania, vedremo se potremo utilizzarlo in questo modo, se dovremo per forza ricorrere a un'asta. Qui troviamo una brugola, no, il supporto per il pop filter, ok, molto bene, anche questo mettiamo da parte. E qui effettivamente troviamo il microfono, togliamo la pellicola, la busta, nero opaco, una finitura abbastanza affascinante, lo devo ammettere. Un po' meno affascinanti sono i bottoni più o meno, il tasto on off, che gli danno un aspetto molto poco professionale, però vabbè, questi sono gusti. A parte questo, coprendo quest'area, il microfono è abbastanza bello da vedersi secondo me. Magari questo si potrà togliere? Sì, ma non lo faremo adesso. Rimuoviamo anche questo alloggio e troviamo qua lo shock mount di questa forma molto particolare, ma pare essere abbastanza efficiente, anche questo lo scopriremo a breve. Mentre qua troviamo effettivamente il pop filter e l'altra metà del supporto da tavolo che possiamo appoggiare qua a fianco, perché tanto poi qua rimane solo il cavo USB e possiamo spostare la scatola e provare effettivamente ad assemblare il microfono. Ok, dovremmo esserci, questo è il microfono assemblato, non apprezzo particolarmente il fatto che i tasti rimangano qua incastrati in mezzo al supporto dello shock mount, ma immagino che non si potesse fare in maniera molto diversa. Adesso valuterò un attimo se appoggiarlo alla scrivania così oppure se utilizzare una classica asta. Spoiler, probabilmente userò un'asta classica. Colpo di scena, invece ho deciso di utilizzare questo stand perché è estendibile, si adatta bene, me lo ritrovo all'altezza giusta e se funziona non vedo perché cambiarlo. Tra l'altro anche questo shock mount fa benissimo il suo lavoro, quindi super promosso, ma adesso bando alle ciance e facciamo prima qualche test con l'uscita XLR e poi con quella USB. Sì, le vedete collegate entrambe assieme perché è possibile registrare con tutte e due nello stesso momento. Ora state ascoltando il Mauno HD300 collegato via XLR al mio mixer digitale Presonus Studio Live 16.4.2 alla distanza che ritengo più corretta e privo di qualsivoglia effetto. Ora state ascoltando il Mauno HD300 collegato via USB al mio PC, sempre alla stessa distanza, sempre privo di qualsivoglia effetto. Ok, abbiamo importato le registrazioni all'interno della sessione, qui trovate la traccia registrata con l'uscita XLR, mentre qua la traccia registrata con l'uscita USB. La prima cosa che ho notato è che la traccia registrata via XLR ha un suono pazzesco considerato il prezzo del microfono. Intanto il rumore di fondo è bassissimo e anche la risposta in frequenza è super bilanciata, ve lo faccio risentire aprendo un analizzatore di spettro. Ora state ascoltando il Mauno HD300 collegato via XLR al mio mixer digitale Presonus Studio Live 16.4.2. Qui vi ho messo in freeze lo spettro del microfono e potete vedere che esattamente è tutto dove dovrebbe essere. Ci sono le basse, il pop filter fa un buon lavoro nel controllare le plosive e non è pervenuta un'eccessiva presenza di medie e medio-basse, cosa che invece accade spesso nei microfoni molto economici. Anche le alte sono super piacevoli con questo boost attorno agli 8000 Hz, che poi effettivamente è dichiarato anche da confezioni
situazione, quindi hanno mantenuto la parola, e poi con la curva che prosegue dai 10.000 in su andando piano piano a sciamare e troncandosi nell'intorno dei 16.000 Hz. Quindi sull'uscita XLR c'è tutto ciò che mi aspetterei da un microfono dinamico che sa il fatto suo, anzi forse anche un pelino di più. Infatti, come vedremo fra poco, su questa traccia andrò ad applicare veramente pochissimi effetti puramente correttivi. Giusto per darvi un riferimento, ve lo faccio sentire anche assieme a un JTS NX8, che è un microfono molto simile, anch'esso dinamico, e sulla stessa identica fascia di prezzo praticamente. Quello che state ascoltando adesso è un JTS NX8 che passa esattamente per lo stesso cavo, lo stesso mixer, e anch'esso completamente privo di effetti. Date un ascolto alle frequenze, al rumore di fondo e fatevi un'idea sulle differenze. Ora state ascoltando il Mono HD300 collegato via XLR al mio mixer digitale Presonus Studio Live 16.4.2 alla distanza che ritengo più corretta e privo di qualsivoglia effetto. Passiamo ora ad analizzare invece l'uscita USB, che come c'era da aspettarsi non è così tanto performante. Ve la faccio risentire, questa è l'uscita USB. Ora state ascoltando il Mono HD300 collegato via USB. Come possiamo sentire, l'uscita USB ha molte più basse, medio basse, ed è molto più chiusa rispetto all'uscita XLR. Adesso vi apro un attimino anche il grafico. Riusciamo a vedere immediatamente anche qui dal grafico che ci sono molte meno alte, molto più medie e un filo più di medio basse. Dico che c'era da aspettarsi un risultato simile perché chiaramente non possiamo aspettarci che un'interfaccia costruita all'interno di un microfono possa reggere il confronto con un'interfaccia esterna. Se ancora non sapete bene di cosa sto parlando, vi rimando a un mio video nel quale parlo proprio della differenza tra microfoni XLR e microfoni USB. Fatevi un'idea e poi ritornate qua. Oh, ma fermi tutti, perché il suono non è orribile, anzi, il rumore di fondo è sempre bassissimo e questo lo rende super lavorabile. Ora andrò a metterci solo un equalizzatore e sentirete come il suono già diventa molto più piacevole e molto simile a quello dell'uscita XLR. Ora vi faccio sentire la registrazione dell'uscita USB, prima con l'equalizzatore spento e poi con l'equalizzatore acceso mentre andiamo in play. Ora state ascoltando il Mono HD300 collegato via USB al mio PC, sempre alla stessa distanza, sempre privo di qualsivoglia effetto. Come vedete il grosso è stato dato da un taglio delle medio-basse, delle medie e da un boost attorno ai 10.000 Hz con una campana molto larga. In questo caso, come avete potuto sentire, ci sono un po' più di plosive, ma credo sia solo colpa mia perché mi sono avvicinato di più al microfono, non penso che questa possa essere colpa dell'interfaccia USB, ma anche questo con solo un equalizzatore è diventato un suono molto utilizzabile, molto competitivo se dovete fare video su YouTube o live streaming. Quindi, considerazioni finali. Penso onestamente che questo microfono possa essere un best buy per chi inizia a creare contenuti video oppure podcast o fare live streaming, perché permette di iniziare a registrare anche senza possedere un'interfaccia audio esterna e iniziare a spippolare con i vari effetti e a capirci qualcosa di audio, sempre però con l'obiettivo futuro magari di comprare un'interfaccia audio esterna e sfruttare il potenziale massimo di questo microfono attraverso l'uscita XLR. Sinceramente non escludo di impiegarlo in futuro in una seconda postazione oppure per catturare la voce di un ospite. Quindi GG Mono, bel lavoro Mono, ma anche molto simpatica la ragazza che mi ha contattato, perché è stata super aperta, super disponibile ad accogliere le mie critiche, e credo che per un'azienda emergente questa sia una roba fondamentale. Vi ricordo di seguirmi per rimanere aggiornati su tutte quante le novità, qua sotto trovate tutti quanti i link utili. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!